quello che ci è stato messo a disposizione gratuitamente dal creato, dalla natura, dal Signore che ha creato il cielo e la terra, per poter cantare le sue lodi anche quando magari la nostra vita non possiede tutta la bellezza del creato. E allora vogliamo alzarci in piedi ed elevare la nostra voce a Dio, cantare le nostre lodi. Cantiamo insieme, eleviamo lodi al Signore. Che chi ha tanto, chi è ricco ce l'ha perché è Dio che lo ama. Ma sicuramente abbiamo conosciuto persone che si definivano credenti e poi hanno rinnegato tutto perché Dio ce l'ha con me. Ma è capitato una difficoltà finanziaria, una lite in famiglia, ecco, Dio ce l'ha con me. Immagina l'idea che la nostra salute venga messa in palio per un capriccio, per una scommessa. Quanta gente conosciamo che davanti al male, al dolore, alla malattia, alla sofferenza sua o di qualche familiare, ha buttato alle ortiche una vita di fede gridando «Non c'è Dio!» Tra l'altro, dopo un po' tendono ad andarsene e tu non ce l'hai nemmeno più sotto mano questa risorsa. La moglie di Giobbe, no, invece, è intesa perfettamente nel senso biblico. È un aiuto adatto, è carne della sua carne, ma non in senso tradizionale, proprio così come la Bibbia dice, carne della sua carne, quindi quando è toccata la carne di Giobbe, ne è toccata anche la carne della moglie, essendo carne della stessa carne. Ma al secondo attacco da parte di Dio, beh, anche la religiosità deve lasciare spazio alla razionalità. La tua vita è naufragata. Sei attaccato con tutte le tue forze a quel pezzo di relitto che è la tua fede in Dio. Cosa vuoi che ti porti la fede? Cosa vuoi che porti la fede, la fiducia, la speranza a un naufrago, se non altra sofferenza? Perché ti attacchi ancora a quel pezzo di legno? Lasciate andare. A volte la traduzione in lingua corrente prende delle cantonate incredibili. Qua la moglie di Giobbe non incita Giobbe a bestemmiare, ma a smettere. Lascia stare. Parli come uno stolto, dice Giobbe alla moglie, come uno di quelli che dice il Salmo hanno detto in cuor loro non c'è Dio. Gli stupidi pensano che non ci sia Dio. E tu parli proprio come uno stupido.
se avesse ragione? Se accettiamo il bene di Dio, non dovremmo accettare anche il male? Ma perché? Io faccio tutti i giorni, porta un vantaggio a Dio? Rende Dio più Dio? Rende Dio più completo? Rende Dio più buono? Rende Dio più grande? Davvero quello che io faccio serve a qualcosa, Dio? O forse non porta un vantaggio a Dio, porta un vantaggio a me quello che io faccio? Ma se quello che io faccio non porta un vantaggio a Dio, perché Dio dovrebbe ricompensarmi? Perché Dio dovrebbe punirmi? Evidentemente qui il problema è un altro. Ci dovrebbe portare a un'altra soluzione. E purtroppo per Giobbe neanche lui la sentirà mai pronunciare. A sé. Grazia. Rendimento di grazia. Grazia ricevuta. Gratitudine. Grati a Dio per quello che abbiamo ricevuto, ci impegniamo al massimo per essere all'altezza della fiducia creatrice di Dio. E ci dice, diventa quello che sei. Non ti dice, diventa quello che piace a me. Dice, diventa quello che sei. Ma come una prova in cui Dio è al nostro fianco, da cui Dio ci spinge ad uscire, a combattere, a vincere. Dio ha dato, Dio ha tolto. No, per niente. Dio non ha mai tolto niente. Dio continua a dare, anche quando noi non abbiamo niente. Dio continua a essere al nostro fianco anche quando noi ci troviamo nel fosso più profondo della nostra vita. Dio continua a dire, io mi fido di te, tu ce la puoi fare, vieni con me, prendi la mia mano, tirati su, alzati, cammina, puoi farcela. Da dove il Padre aveva detto, solo il popolo che io ho scelto e solo perché l'ho scelto sarà salvato, il Figlio ha detto no. Chiunque avrà invocato il nostro nome sarà salvato. Ci benedica il figlio che nacque da me.